stato un paziente che mi ha preso per il colletto, mi ha sollevato da terra e tenendomi con una mano, con l'altro mi puntava i pugni in faccia chiedendomi le cose che sono evitate nel nostro reparto, ad esempio come consegnargli oggetti pericolosi. Il racconto di questa infermiera potrebbe essere ripetuto da molti suoi colleghi. Si comincia timbrando il cartellino, non si sa in che condizioni si tornerà a casa. E se al centro diagnosi e cura di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dopo le denunce di gennaio, l'AUSL ha avviato un tavolo di confronto, queste foto mostrano i risultati della crisi di un paziente psichiatrico a Baggiovara, nel Modenese. Ma i rischi ci sono anche negli altri reparti, con familiari aggressivi, persone che pretendono farmaci o certificati di malattia senza averne diritto. È una cosa che sta esplodendo e dal Covid in avanti c'è stata un'impennata enorme. Servono interventi sulle strutture e sull'organizzazione per mettere in condizione di lavorare in sicurezza chi si spende per la salute di tutti. Avete paura voi quando andate a lavorare? Spesso sì, quasi sempre. Paura, a volte ansia di aver paura di notte perché non sai cosa incontri, cosa ti aspetta.